Varese, seconda Coppa Sila, la seconda è più bella della prima. Eh sì, effettivamente sì, siamo qui a Montescuro, è dura ogni anno, però è sempre più bella, perché la fai veramente con tanta emozione, tanta felicità essere qui sopra. È già un traguardo, poi il tempo, quello che fai, è relativo, perché alla fine con una bicilindrica stare davanti a determinate persone qui in Calabria, che poi gioco fuori casa, quindi è una soddisfazione portarla sul sopra, trono. Certo, diciamo. Seconda Coppa Sila, che ti ha emozionato di più rispetto alla prima? Allora, la prima che ho fatto l'anno scorso, praticamente, diciamo, non conoscendo la strada, era a tratti diciamo un pochettino sporca. Hanno riasfaltato qualche tratto, è migliorato molto sopra, però il fascino dei pini, degli alberi, fascino della Coppa Sila e il pubblico che c'è è una cosa fondamentale per noi. È emozionante perché tu li guardi dai finestrini o dal vetro e che ti incitano, e quindi è una marcia in più. Bene, grazie Francesco, alla prossima! Periodo H1 classe TC 700, ci abbiamo appena parlato Francesco Maltese, eccolo qui che va a ritirare la sua coppa. Se una delle Angels ci vuole onorare della presenza per consegnare la coppa, noi siamo veramente grati a Studio 54 Network che ha arricchito con la sua presenza questa meravigliosa 42esima Coppa Sila. Ragazzi, accomodatevi così consegniamo i premi. Francesco Maltese, Giannini 695, quindi una vettura apparentemente piccola, come dicevamo prima da studio. Ecco quest'otto. E così andiamo a formare completamente il podio di secondo raggruppamento. Foto del podio completo. Premi per i protagonisti del secondo raggruppamento. Ecco, arrivano tutti i trofei e quindi naturalmente si è portato anche la coppa di prima, proprio per quello ne ha. Ce le ha vinte tutte. Cioè. Sì.